Belen Rodriguez preoccupata, mi fa paura cosa ha fatto il figlio Santiago. Belen Rodriguez preoccupata per il figlio Santiago, mamma mia! Mi fa paura. Belen Rodriguez si sta godendo del tempo insieme alla sua famiglia sull'isola di Albarella. La showgirl argentina si è trasferita lì dopo la nascita di Luna Marie per riprendersi dopo le fatiche del parto. Ieri sera l'ha raggiunta anche il suo primogenito, Santiago, nato dalla storia d'amore con Stefano De Martino, con una sorpresa. In una storia pubblicata da Belen su Instagram proprio poco fa, la Rodriguez mostra suo figlio che sfreccia a bordo di un monopattino elettrico. La showgirl argentina è entusiasta nel vedere suo figlio Santiago divertirsi, ma non nasconde la sua preoccupazione. Dato che il mezzo con cui si muove Santiago va molto veloce. Mamma mia, mi fa paura, esclama Belen Rodriguez. Belen Rodriguez riprende gli allenamenti dopo il parto, tornando in forma. Belen Rodriguez dopo alcune settimane dalla nascita di Luna Marie è tornata ad allenarsi. Nonostante mostri già un fisico invidiabile, la showgirl argentina sta riprendendo pian piano la sua routine. In realtà, Belen Rodriguez anche durante la gravidanza non ha mai smesso di fare attività fisica. Dedicandosi a sport più leggeri come ad esempio il Pilates. La showgirl argentina qualche fa. Ha condiviso attraverso le sue Instagram Stories alcune immagini che la ritraggono mentre si allena con una personal trainer. Tornando in forma, ha scritto Belen Rodriguez. Belen Rodriguez svela ai fan il suo più grande desiderio. Belen Rodriguez durante la giornata di ieri ha svelato ai suoi followers qual è il suo desiderio più grande. La showgirl argentina ha raggiunto la felicità grazie alla sua famiglia e all'amore del suo compagno. E dopo tanto tempo è riuscita a realizzare anche il suo sogno di diventare mamma di una bambina. Punto. L'arrivo di Luna Marie ha regalato una nuova gioia a Belen Rodriguez che ora come ora non desidera altro che la sua vita continui in questo modo.